Raduno Dandy in occasione della 54esima edizione dell'Antiquaria. Che cosa vuol dire essere dandy? Essere dandy è uno stile di vita, è un pensiero, non è solamente una forma estetica, quella che ovviamente è la prima cosa che si nota quando qualcuno ci incontra. Però ecco, il nostro intento è quello proprio di far riscoprire dei valori. Come curiamo i dettagli estetici nell'outfit, come potete vedere la boutonniere piuttosto che il foularino, ecco, noi curiamo i dettagli delle buone maniere. Io mi occupo di etiquette e quindi oltre ad insegnare comunque le buone maniere, anche gli altri miei amici dandy, ecco, cerchiamo di avere rispetto per la natura, rispetto per gli animali, rispetto per le persone anziane, tutte cose basilari che nel terzo millennio, ahimè, si sono un po' dimenticate. E non vi accomunano assolutamente con Dorian Gray? No, non tanto. Però ecco, è il nostro concetto di vita nella quotidianità, ecco, noi non la interpretiamo come una, tra virgolette, permettetemi, una mascherata carnevalesca, cioè noi siamo degli spiriti liberi, però con dei valori, dei principi, e tant'è che la manifestazione di ieri con la cena di gala che abbiamo fatto a casa Tevenin, ecco, noi ci prestiamo molto quando ci sono delle situazioni o dei contesti dove poter fare un po' di per sensibilizzare, ecco, come in questo caso, queste ragazze che sono state sfortunate, per far capire, insomma, che ci sono anche dei maschietti di tutt'altra tipologia.